Resta il prodotto regale di sempre, anche se lo si consuma ormai nel corso di tutto l'anno, ma la tradizione andriese, città in cui è nato il tenerello, lo elegge simbolo delle feste di carnevale da sempre. E allora questi non sono solo i giorni dei coriandoli e delle maschere, ma soprattutto i giorni dei tenerelli. O dragé, per rispettare la definizione corretta, ma insomma sono loro, coloratissime prelibatezze dolciarie che nel corso della loro lunga storia hanno segnato l'inizio di tanti matrimoni e la fine di tante finestre. La Petrescheut era il rito con cui l'innamorato e i suoi familiari si recavano nei giorni di festa a casa delle rispettive fidanzate e facevano piovere sul capo della futura sposa dei confetti colorati, in particolare quelli a rosolio. Ovvio che l'andriese, quando viene qui nella sede storica in via Gammarrota, dove è ubicato anche il museo del confetto Giovanni Mucci, viene a Carnevale per acquistare il tenerello, perché come tradizione vuole, se il raccolto anni addietro andava bene per il contadino, di conseguenza c'era ricchezza e prosperità in famiglia e quindi la possibilità di offrire quanti più confetti alla futura nuora, e quindi l'augurio che la coppia, dopo il matrimonio con la famosa petresciata, potesse avere una vita ricca e fertile. Le suocere portavano un dono colmo di confetti pregiati alle future nuore. Si augurava così fecondità. Se per un motivo qualsiasi questa usanza veniva dimenticata, si correva addirittura il rischio di mandare in fumo il matrimonio. E quel confetto è oggi ancora simbolo di fecondità. Lanciarlo o consumarlo era ritenuto atto propiziatorio, come promessa di rinnovamento del ciclo della vita, come un seme nella terra. Ma non sempre i lanci erano precisi, talvolta di proposito, in altre occasioni per errore. Tanti vetri hanno visto la loro fine a causa dei tenerelli, che il museo del confetto Mucci Giovanni in via Gammarrota, a due passi dalla cattedrale di Andria, propone in tante varianti e ogni anno anche con qualche innovazione. Delle ultime novità ci sono i cioccolì, sono olive dolci pugliesi imbevute di rum ricoperte di cioccolato fondente, o una novità che a nostra insaputa ha presentato veramente parecchio successo, sono dei dragé ripieni di camomilla liquida. Come tutti sappiamo, la camomilla è rilassante, il cioccolato è anche stimolante, però un connubio veramente perfetto. L'importante è non tradire mai il principio di alta qualità che deve caratterizzare tutti gli ingredienti di questo capolavoro dell'arte dolciaria. In particolare la mandorla, che noi da sempre prediligiamo, è la Filippo Cia di Toritto, presidio Slow Food, affiancata da ormai più di 10 anni dalla Nocciola Piemonte GP. E la nostra azienda utilizza solo ed esclusivamente cioccolato con burro di cacao, colori ed aromi naturali, e è prossima anche l'ottenimento della certificazione con la spiga barrata, anche se tutti i nostri prodotti sono garantiti e certificati senza glutine.